Guardi, io vado molto sul territorio perché penso che la cultura sia un fattore che integra la qualità della vita dei cittadini e credo che ci sia quasi un diritto, a parte l'articolo 9 della Costituzione che ce lo dice chiaramente, un diritto alla cultura di tutti quanti i cittadini. La cultura non deve essere un fatto legato ad alcune grandi città iconiche della nazione, sulle quali noi pure lavoriamo alacremente, ma la cultura deve essere in ogni provincia italiana. Io auspico sempre che ogni comune abbia una sala cinematografica, una biblioteca, un luogo di ritrovo per i giovani, una sala multimediale. Non è il caso di Modena, perché Modena è una città molto ben attrezzata da un punto di vista culturale. È una città con una grande identità storica e tradizionale che nel passato ha detto cose significative e che deve essere coltivata e deve essere sempre migliorata. E io visito i musei statali proprio per vedere quali sono le necessità e quali sono le istanze che mi vengono dai direttori per, diciamo, potenziare sempre di più il sistema museale. Vedete, Benedetto Croce dice che la storia è sempre un fatto contemporaneo, non è un orpello del passato, ma è una cassetta degli attrezzi dove noi rinveniamo gli elementi per interpretare la realtà a noi circostante, magari prefigurare il futuro, come direbbe anche Giambattista Vico nei corsi e ricorsi della storia. Ortega y Gasset invece ci dice che noi ci possiamo proiettare verso il futuro se piantiamo bene i talloni nel passato, cioè se guardiamo e conserviamo la nostra tradizione. Modena è una città bellissima che esprime una storia importante, una storia autorevole. Io sono qui per lavorare con i parlamentari, con le istituzioni locali, con il sindaco, lavorare insieme a progetti comuni che, diciamo, possano potenziare questo sistema culturale, sistema museale, perché, ripeto, la qualità della vita di un cittadino da che cosa è data? Certamente dalla sanità, certamente dal contesto urbano, dalla scuola, dall'educazione, dall'istruzione, dall'università, ma secondo me è data anche dalla cultura. Laddove c'è cultura c'è legalità e laddove c'è cultura c'è qualità delle persone. Per entrare nello specifico, qui siamo nella nuova area delle gallerie estense che verranno ampliate, sono già assegnati i lavori, arriveranno anche dei fondi del PNRR. Arriveranno, sono già arrivati. Lei sa, almeno dovrebbe sapere, che non io, ma istituzioni autonome hanno detto che sul PNRR Cultura, circa 4 miliardi, l'Italia è avanti a tutti quanti in Europa, nella capacità di spesa, con efficienza, con onestà e con voglia di fare. Quindi i fondi sono già arrivati, rispetteremo il cronoprogramma, come mi diceva la direttrice, rispetteremo la scadenza del 2026. Ci rivediamo all'inaugurazione. Ministro, scusi, la galleria estense quest'estate si diceva, le gallerie estensi si diceva che sarebbero state modificate. Il sottosegretario Sgarbi a mezzo stampa ha detto che sarebbe stato aggregato la casa dei muratori a Modena e anche parte di Palazzo Ducale, che è l'Accademia Militare. Non mi risulta tutto questo. Ha visto anche dei pezzi di pregio, ha già adocchiato qualcosa da spostare in altri luoghi per mostre. No, vabbè, le mostre vengono fatte autonomamente dal comitato scientifico della mostra, non decide il ministro le mostre. Quando si fa una mostra si nomina un comitato scientifico fatto di esperti, si spera il più autorevoli possibile, e decidono loro. Esiste tutto un sistema, un circuito di prestiti internazionali e ovviamente questo contesto è inserito in questo circuito, ma lo fanno gli esperti, non io. Signor Ministro, un percorso, buongiorno, un percorso Come nella sta, storia della Casino? città, tutto bene, tutto bene. Un percorso nella storia della città, un percorso nella storia degli estensi. Questo nuovo ampliamento porterà nuovo prestigio per i musei di Modena. Assolutamente sì. Come ho detto, questa città ha una grande storia, ha una grande tradizione. Lei sa che Prezzolini dice che i progressisti sono le persone di domani, i conservatori sono le persone di dopodomani, perché sono coloro i quali modernizzano una realtà salvaguardandone i valori fondanti. Questa città deve rivendicare con orgoglio la sua tradizione e la sua storia, perché è una storia nobile. I modenesi hanno fatto tanto, poi anche dopo, nel secondo dopoguerra, nel campo industriale, sono stati un'eccellenza della nostra nazione, gli va riconosciuto. E quindi noi siamo pronti a lavorare con le istituzioni locali, con la politica locale, affinché questo sistema museale possa arricchirsi sempre di più e potenziarsi sempre di più. Per esempio, io ho creato la capitale dell'arte contemporanea. Accanto alle manifestazioni opportune che già c'erano, la capitale della cultura e la capitale del libro, noi faremo la capitale dell'arte contemporanea. Perché io dico, noi dobbiamo costruire il passato del futuro, cioè nel futuro
ci dovrà essere qualcuno che ricorda quello che è stato fatto in un'epoca a noi contemporanea. Lei decide di fare un quadro, qualcuno dovrà ricordare quello che è stato fatto oggi. E allora cosa significa la capitale dell'arte contemporanea? Ci sarà una giuria, sceglierà i progetti delle città, se Modena vuole concorrere mi farà piacere, e noi poi finanzieremo la presenza di artisti di arte contemporanea che lasceranno qualcosa nel luogo dove si trovano, in modo che poi fra 200 anni ci sia qualcosa che testimonia l'epoca a noi contemporanea. Grazie, ministro, grazie. Cosa l'ha colpito di più di questa vista? Il pezzo che l'opera d'arte che le piaceva di più? Il quadro di Velázquez è significativo, il busto del Bernini è altrettanto significativo, però devo dire che poi adesso dopo un anno il mio occhio di giornalista, quindi di curioso, cade sul, diciamo, sull'allestimento, cioè su come è tenuta la qualità dei luoghi, perché non basta avere delle importanti opere d'arte. In Italia ne abbiamo tantissime, ma è importante come tu riesci poi a proporle al pubblico, anche perché noi dobbiamo fare una riflessione. Tutti gli analisti ci dicono che in futuro aumenterà il numero delle persone che nel mondo vorrà viaggiare, girerà per il mondo, questo è anche un effetto della civiltà globalizzata. Però secondo me sta aumentando la domanda di qualità, cioè di persone che vogliono sì viaggiare, ma non solo per fare turismo balneare, anche per, diciamo, conoscere le nostre città d'arte, la nostra bellezza. E il punto di forza dell'Italia è che noi abbiamo, ogni città italiana esprime un suo valore, mentre in altre nazioni si è molto concentrate su 2-3 grandi città, noi abbiamo una varietà di proposta. Questo fu per esempio un tema che sviluppò